pugliese, bellissima e perfida per copione. Ecco chi è l'attrice, Licia Núñez. Lucia del Curatolo, vero nome di Licia Núñez, nasce a Barletta il 1 marzo 1980. All'età di 17 anni comincia a lavorare come fotomodella, diventando in poco tempo volto di diversi spot pubblicitari. Nel 2003 debutta al cinema accanto ad Elena Sofia Ricci e a Ricky Tognazzi con il film Alla fine della notte. Seguono Balletto di guerra e, nel 2007, E guardo il mondo da un oblò, diretto da Stefano Calvagna. Tra i suoi lavori televisivi, Incantesimo, Una vita in regalo con Luca Barbareschi, L'ultimo rigore 2 e Vivere, soap di Canale 5 in cui è protagonista, interpretando per due stagioni la perfida Barbara Ponti. Appassionata di calcio, tifosissima dell'Inter, nel 2006 conduce insieme a Marco Mazzocchi il programma sportivo Notti Mondiali su Rai 1 e ancora Vivere da campione con Corrado Tedeschi ed Eurogol su Rai 2. Nel 2009 partecipa alla quinta edizione del talent show condotto da Milly Carlucci Ballando con le stelle e nel 2011 ritorna al cinema come protagonista del film Goodbye Mama. Ma il ruolo che più di tutti la consacra è sul piccolo schermo quello di Elena Monforte nella fiction Mediaset Le tre rose di Eva con Anna Safroncic e Roberto Farnesi. In passato il suo nome fa discutere per l'amicizia e frequentazione con Silvio Berlusconi, ma la Núñez, per mettere a tacere rumor e chiacchiericcio gossiparo, spiazza tutti, dichiarando «Sono fidanzata con Imma Battaglia». La relazione con l'attivista gay, oggi moglie dell'attrice Eva Grimaldi, dura 7 anni. Il ritorno in TV è targato gennaio 2020, quando Licia entra nella casa più spiata d'Italia, come inquilina della quarta edizione del Grande Fratello VIP, la prima con al timone Alfonso Signorini e con opinionisti il cantante Pupo e la moglie del calciatore Mauro Icardi, Wanda Nara.